Una settimana dopo la rottura della fognatura nera, questa è ancora la situazione, ripresa dall'alto da alcuni residenti della zona della Migliarina a Viareggio. Le acque dei canali intorno al consorzio di bonifica sono ancora scurissime, segno che i reflui fuoriusciti sono ancora lì presenti. La tubazione, di un diametro di 40 cm, si è danneggiata mercoledì 26 agosto. I liquami, sostanze organiche ma anche chimiche, hanno invaso rapidamente i fossi, raggiungendo la vasca di scolo consortile. Il peggio è stato evitato, per fortuna. Nonostante le piogge abbondanti del fine settimana, si è riusciti infatti a contenere i reflui ed evitare che raggiungessero il mare, ma restano ancora lì. Tra le preoccupazioni dei residenti di una zona di confine tra Viareggio e Massarosa, Gaia, che gestisce il servizio idrico e i depuratori, nei giorni scorsi, in accordo con ARPAT e con la bonifica, ha aspirato le acque con autospurgo, apparentemente senza grandi risultati. Al momento i tecnici stanno valutando le acque superficiali all'interno dei canali. È stata installata una pompa e una tubazione di mandata per aspirare le acque inquinate, per rimetterle nella fognatura nera all'interno del pozzetto più vicino. L'ultimo passaggio, fa sapere ancora Gaia, sarà l'immissione di acque pulite nella rete di bonifica, dal punto dello sversamento per pulire l'intero tratto interessato dalla contaminazione.